Passata è la tempesta, odo augelli far festa e la gallina, tornata in sulla via, che ripete il suo verso. Ecco il sereno rompe là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna e chiaro nella valle il fiume appare. Tutti in passato, almeno una volta, abbiamo letto la poesia di Giacomo Leopardi, La quiete dopo la tempesta. I versi che abbiamo ascoltato dalla voce di Vittorio Gassman, il mattatore, ci aiutano a spiegare il post elezioni di domenica scorsa, che hanno sancito la vittoria del centrodestra in Lombardia e nel Lazio. Chi ha vinto festeggia, chi ha perso cerca di capire le cause della sconfitta. Ma siamo sicuri che dopo la tempesta della campagna elettorale la politica ritrovi il sereno? A giudizio di autorevoli osservatori, in occasione della recente campagna elettorale per le regionali in Lombardia e Lazio, la bandiera sventolata dai vincitori è stata quella della cosiddetta autonomia differenziata, un progetto approvato in tutta fretta che sta particolarmente al cuore al duo Salvini-Calderoli. Un progetto ritenuto utile per convincere i Lombard a rinnovare la fiducia al presidente uscente, Attilio Fontana. Archiviate le polemiche elettorali, si spera che il dibattito torni nell'alveo naturale. Questo perché, così come è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri, la proposta del ministro Calderoli non piace soprattutto al Sud, dove i governatori della Campania e della Puglia minacciano barricate. Di diverso parere, nella nostra regione, alcuni politici di centrodestra, tra i quali il senatore Antonio Iannone, Fratello d'Italia. Dopo il consueto attacco a Vincenzo De Luca, accusato di alzare la bandiera per coprire il proprio disastro in sanità, trasporti, ambiente, occupazione e sviluppo, Iannone elenca quelli che, a suo dire, sarebbero i punti positivi del progetto di autonomia. I livelli essenziali delle prestazioni, LEP, saranno uguali in tutta Italia, una garanzia di coesione. Senza la determinazione dei LEP, nessuna regione potrà attivare la procedura per l'autonomia differenziata. L'autonomia non toglie un solo euro alle regioni del Sud, che potranno gestire direttamente materie e risorse. L'autonomia non mette contro Nord e Sud, ma li aiuta a viaggiare alla stessa velocità. Sono previste misure perequative per eliminare gli squilibri economici e sociali e tutti gli amministratori locali saranno nella condizione di offrire servizi migliori a condizioni più competitive. Infine, meno burocrazia, meno costi, più velocità ed efficienza. Dal Salva Italia di Iannone allo Spacca Italia di Vincenzo De Luca il passo è breve. Del resto il governatore della Campania fin dall'inizio ha espresso la sua netta contrarietà al progetto, almeno così come strutturato. Contrarietà che è aumentata all'indomani dell'approvazione del disegno di legge da parte del governo, a cominciare dai divari regionali nella spesa pubblica. Nel decreto, secondo De Luca, non si fa alcun riferimento a fondi da investire e le riforme a costo zero non si possono fare. Come dire, non si possono fare i matrimoni con i fichi secchi. Ma come si recuperano i fondi necessari? Inoltre è inaccettabile l'ipotesi che il residuo fiscale venga trattenuto dalle regioni a maggiore capacità fiscale. Inaccettabili anche i contratti integrativi regionali per la sanità e per la scuola. Questo renderebbe impossibile assicurare servizi uniformi per i cittadini, spaccherebbe il sistema sanitario nazionale ancora di più, causerebbe il ridimensionamento scolastico a danno essenzialmente del Sud, che già si trova indietro. Non meno problematica è considerata la procedura per la sua attuazione, che darebbe carta bianca al governo, eludendo il controllo del Parlamento con non pochi dubbi di costituzionalità. In pratica si tratterebbe di una secessione dei ricchi comunque camuffata. Con queste premesse tutto lascia prevedere che, così come è avvenuto per la nomina del commissario del Parco del Cilento Vallo di Diane Alburni, la Regione Campania si opporrà al progetto di Calderoli, rivolgendosi stavolta alla Corte Costituzionale. Valuteremo nel merito, ha più volte affermato De Luca, non consentiremo comunque lo smantellamento della sanità pubblica e della scuola pubblica statale. Non consentiremo in nessuna forma la spaccatura dell'Italia.
Sul progetto di autonomia differenziata si è espresso anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il quale ritiene che il disegno di legge Calderoli non va nella direzione dell'interesse nazionale. C'è troppa frammentazione delle competenze in un momento in cui dobbiamo invece competere su scenari globali sempre più complicati. Per Manfredi ci sono troppi divari, a cominciare dall'istruzione. Il primo cittadino partenopeo sostiene inoltre che questo disegno di legge non faccia bene all'Italia, è un progetto che non serve a nessuno. Forti dubbi sul progetto targato Calderoli sono stati espressi e ribaditi anche dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che non è un politico del Sud o di centrosinistra. Nel corso di un'intervista rilasciata a Rai 3 ha sostenuto che il disegno di legge Calderoli assegna troppe competenze alle regioni con il rischio di frazionare le funzioni, soprattutto per quanto riguarda le grandi reti di trasporto e l'energia. Quindi il pericolo della frammentazione di cui parla il sindaco Manfredi è reale. Un altro fronte di scontro si avrà prossimamente a seguito della decisione del governo di affidare la gestione del recovery del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al Ministero per l'Economia e Finanze, scavalcando il Parlamento. Nettamente contrari alla riforma anche i pensionati aderenti alla CGIL, che hanno testimoniato la propria avversione al progetto nel corso di un'apposita manifestazione a Napoli. Con questi presupposti è facile prevedere che al freddo pungente e al gelo di questi giorni, che prima o poi dovrà pur cedere il passo a temperature più miti, fa da contraltare il gelo tra i politici. Almeno in politica il clima difficilmente diventa più mite, tende sempre al rovente, e questo non aiuta.